Direi dal fatto della novità del progetto. Noi siamo abituati, conosco il MAR da tanti anni e ognuno è abituato a lavorare su dei brief singoli. In questo caso la cosa molto interessante e molto stimolante è che è stato passato lo stesso brief a due profumieri. La profumeria è qualcosa che esprime la propria personalità. E abbiamo risposto in un modo totalmente diverso. Come diceva giustamente, io ho enfatizzato quell'aspetto verde, quasi un po' ruvido, che potesse dare l'emozione di quello che si prova prima di un evento molto importante. La differenza nelle due interpretazioni sta proprio nel fatto che Mark ha evidenziato soprattutto la parte giocosa della danza e invece per me è stata una cosa dove ho messo in risalto più quello che è un'emozione che è molto forte, che dà un evento naturale quando senti che sta per accadere. Tradotto in materie prime, noi usiamo tantissime materie prime, ognuno di noi ha delle materie prime feticcio che ama molto ed è questo che ci permette di trasmettere, di far proseguire la nostra personalità attraverso il profumo. Ed è per questo che è un lavoro dove la libertà di espressione è tanta e dove è esattamente in sintonia con la persona che crea la fragranza. In questo caso specifico ho cercato di utilizzare delle materie prime di rottura per la nota iniziale, che dessero qualcosa di dirompente e allo stesso tempo quasi di scostante, di cui non fidarsi. Ci sono riuscito mediante un accordo iniziale molto verde e pungente, tenace, che desse l'idea della forza della natura, e una parte di cuore fondo dove sono intervenuto con delle note che ricordassero un po' tutto quello che è il mondo minerale, perché a me perché personalmente riconosco nell'odore della sabbia, soprattutto la sabbia scaldata dal sole, questo elemento molto minerale, associato a una parte anche leggermente animale, leggermente animalizzata. La parte invece più confortevole, dopo tutto questo preludio un po' tragico, deriva dalle note di fondo, che sono invece note molto più rassicuranti, dove ho dato spazio all'abdono, che è un altro degli ingredienti da me molto amato, e ha dei tocchi quasi impercettibili di vaniglia, che è l'odore che proprio dà la sabbia quando viene scaldata dal sole. E direi che il filo conduttore di tutta la fragranza è una nota metallica che si sente dall'inizio alla fine, ed è quello che secondo me è l'aspetto più vicino all'odore del tuono, all'odore che c'è nell'aria prima dell'evento.